Iniziamo allora questo altro appuntamento. Buon pomeriggio a tutti. Io ringrazio per essere qui, ringrazio appunto alla Fiera per averci dato questo spazio. Innanzitutto mi presento, per chi ancora non mi conosce, sono Silvia Giacometti e sono la direttrice di Casa Oggi e Domani. Casa Oggi e Domani è un portale dedicato alla casa sostenibile, intelligente e connessa. Diciamo che con gli anni, perché in realtà siamo nati da pochino, però stiamo diventando il punto di riferimento per tutte quelle persone che vogliono abitare i propri spazi domestici in maniera un po' più moderna e sostenibile. Quando la fiera ci ha chiesto di portare, diciamo, una tematica che fosse vicina alla nostra testata, ma che in qualche modo riprendesse un po' anche i temi della fiera, mi sono venute in mente subito due parole, che sono appunto casa e sostenibilità. E di fianco a me non potevo che avere, diciamo, due architetti anche amici che da tantissimo tempo oramai si occupano di progettazione sostenibile. Ve li presento, sono Andrea Rinaldi alla mia destra, professore presso il Dipartimento di Architettura di Ferrara e cofondatore dello studio di architettura, laboratorio di architettura di Reggio Emilia, e l'architetto Maddalena Fortelli, libera professionista che collabora con Andrea allo studio e, diciamo, anche esperta in urbanistica. Okay. Il tema, quello di oggi, è molto ampio. Noi, diciamo, che iniziamo a soffermarci su quello che è lo spazio interno delle nostre case. Magari mi rivolgo prima di tutto a te, Andrea, ti faccio a te questa domanda. Sì, lo spazio interno delle nostre case è cambiato tantissimo dalla pandemia, che ci ha un po' cambiati tutti. Molti, diciamo, metodi, modi di vivere i nostri spazi quotidiani sono cambiati, però sembra che invece l'architettura sia ferma invece a qualche decennio fa. E quindi, diciamo, che in generale va cambiato in un certo senso il modo di concepire e di pensare la prossima architettura, sì, l'architettura del futuro. Ecco, come saranno, come possiamo raggiungere questi obiettivi? Bene, allora, grazie Silvia, hai detto giusto. I modi di vita stanno cambiando in maniera radicale e cambieranno nel futuro ancora molto più velocemente, nel senso che con l'avvento poi dell'intelligenza artificiale, che già si faceva sentire anni fa ma adesso è esplosa, le cose cambieranno radicalmente. Questo che vedete è un interno di Zadid, dell'hotel Perth America. L'hotel Perth America è un hotel di Madrid che è in 5 stelle, in cui le camere sono state fatte da architetti famosi. Vedete che lo spazio è sensibilmente diverso da quello che ci immaginiamo delle nostre case, perché in futuro lo spazio delle nostre case cambierà radicalmente. Cambierà radicalmente perché stanno cambiando i nostri modi di vita e la casa per forza ci deve andare dietro. Hai detto giusto, l'architettura è molto più lenta. C'è un bellissimo libro su questo che si chiama Breve storia dei futuri della casa, scritto da Fabio Millevoi, che non è un architetto, è un direttore dell'ANCE, che però guarda queste cose in maniera molto interessante e fa capire che qualcosa non funziona bene nel meccanismo in cui noi costruiamo le case fino ad ora. E cerco di spiegarvelo. Quello che vedete qui è un'immagine del Weissenhof. Il Weissenhof era un quartiere sperimentale costruito nel 1927 per l'esposizione universale di Stoccarda. Il master plan era di Mies van der Rohe, ci progettarono i più grandi architetti del tempo, Taut, Gropius, Le Corbusier. La casa che vedete nell'immagine è la casa di Le Corbusier. Il Weissenhof fu costruito in 6 mesi. Come quartiere. Quello che vedete davanti è la novità tecnologica del momento, cioè si cambiava il modo di muoversi, si cambiava il modo di vivere e l'auto era l'elemento che ti permetteva di vivere diversamente. Questa immagine non è casuale, mette a confronto quella che è l'innovazione tecnologica del momento con il massimo che l'architettura aveva raggiunto in quel periodo, quindi circa 97 anni fa. Questa che vedete è l'auto oggi, dopo 97 anni, una delle tante auto elettriche, ha cambiato la propulsione, quella termica, sebbene ci siano delle resistenze, sarà una propulsione che andrà a morire, per essere sostituita da altre propulsioni. Adesso immaginiamo quella elettrica, potrà essere idrogeno, potrà essere quello che vuole. Però il cambiamento dell'auto è stato radicale, ma non solo come propulsione, ma anche come elemento che non è più un elemento meccanico, ma è un elemento digitale che ti avvolge.
Ma l'auto non è nemmeno l'elemento che ha fatto più cambiamenti. Questo oggetto qui, che tutti avete in mano, che 17 anni fa non c'era, e che un signore del nome Steve Jobs ci mise in mano e ci dice: fa contemporaneamente tre cose, ti permette di telefonare, di navigare su internet e di ascoltare musica. Con questo oggetto adesso ci facciamo una quantità di cose enorme, non possiamo mai dimenticarci la casa, ed è ormai un compagno di vita. Quindi capite come si sono evoluti i modi di vita e come ultimamente stanno andando velocissimi. Questa che vi faccio vedere, ammetto, non è una delle più belle, però è la media delle case che troviamo nelle nostre periferie. La casa negli ultimi 50 anni è rimasta ferma, la tecnologia che la va a costruire si è innovata, ma di molto poco rispetto al resto della società, e dal punto di vista del linguaggio compositivo, visto che è la materia che insegno, diciamo che non ci siamo evoluti, ma ci siamo involuti. Il problema è che bisogna porre rimedio a questo meccanismo, cioè c'è un pezzo che sta andando molto veloce, qualcosa che sta andando molto più lento. E questo io non lo vedo come un problema, ma lo vedo come un'opportunità, nel senso che ancora il gradino che io posso fare per raggiungere il resto della società è tanto, quindi l'innovazione qua dentro può essere tanta, non sono già all'apice. Devo cambiare però il mio modo di pensarla, devo cambiare il modo di immaginarla. E allora vi faccio un ragionamento di fondo, di base, che non parla di progetto, ma parla di metaprogetto. Se io devo andare a New York, io non mi compro l'aereo, mi compro il servizio del posto sull'aereo. È un'operazione che tutti facciamo normalmente, però tutti abbiamo la nostra auto, abbiamo il nostro computer, il nostro telefono e la nostra casa. Se noi immaginassimo che la casa non è più un bene, ma la vediamo come un servizio, cambia radicalmente l'approccio che noi abbiamo alla casa. E quindi il principio è, mia madre mi diceva spesso quando ero giovane che rientravo tardi, mi diceva: questa casa non è un albergo, no? È la frase classica. E la domanda è: e se lo fosse un albergo? Se io la casa la immaginassi non come un bene che è di mia proprietà, ma come un servizio che io cerco e chiedo, cioè io quando cerco l'albergo cerco quello che più si adatta al mio modo di vedere lo spazio. E allora devo immaginare di pensare alla casa come un servizio. La casa come un servizio vuol dire che è progettata per adattarsi e cambiare velocemente in base alle esigenze che cambiano. La casa come un servizio non è di mia proprietà, rimane di proprietà del costruttore, del produttore, chiamiamolo come vogliamo, che ha tutto l'interesse a costruirla nel miglior rapporto qualità-prezzo. Quindi ultimamente i prezzi dell'edilizia sono schizzati all'infinito, noi stiamo vedendo alcuni progetti e non riusciamo più a capire quanto costa, perché veramente costa tanto. Lui cercherà di ottimizzare questo costo perché è il suo guadagno. Cercherà di fare in modo che i costi di gestione e di manutenzione siano il più bassi possibile, perché aspettano lui: io ti ho comprato il servizio, a me non interessa cosa spendi di manutenzione, mi interessa cosa spendo io dei soldi che ti do. E soprattutto avrà l'interesse, quello più forte, che poi sarà quello che un po' farà cambiare i modi di pensare, è che alla fine della sua vita utile, al momento della dismissione, la casa abbia ancora un valore residuo molto alto, cioè sia stata pensata per essere disassemblata e non demolita, e quei pezzi che io disassemblo li posso portare da altre parti, quindi hanno un valore potenziale che ecco, questo vuol dire cambiare radicalmente il mio modo in cui io penso alla casa. Non sarà un'operazione che avviene nel giro di due giorni, di qualche mese, o forse neanche di qualche anno, ma se cominciamo a cambiare il nostro modo di costruire e di pensarla, cambieremo anche il modo in cui lei segue i modi di vita. Perché se io ho la mia casa
che è un servizio, chiede un servizio diverso dal momento che capisco che la società sta andando diversamente. Non rimane ferma, perché se è di mia proprietà l'investimento che faccio è altissimo e quindi prima di metterci mano per forza ci medito, cerco di starci dentro il più possibile. Diverso invece è questo, e quindi questo può essere il meccanismo principale che ci farà pensare diversamente, al di là dopo della qualità del progetto, che ne potremo parlare successivamente, ma è proprio il cambio di paradigma e di idea che io devo avere sulla casa. Ottimo. Vabbè. Poi se avete delle domande magari le teniamo verso la fine, così cerchiamo di fare un unico pensiero finale. Ok, quindi gli spazi cambiano, inevitabilmente diventano comunque più flessibili, più fluidi, e cambia soprattutto il modo di concepire, Andrea. Sì. Questo all'interno. Adesso però volevo un attimino, perché come cambiano le nostre abitudini interne, ovviamente ha un riflesso anche sulla parte esterna delle nostre case e quindi sulle nostre città. Sì. E con Maddalena invece spostiamo, appunto, essendo lei esperta in urbanistica, spostiamo il focus proprio su questo aspetto. E qui ti chiedo invece, Maddalena, come stanno reagendo le città a questi cambiamenti? Quindi quali sono le dinamiche e le nuove, i nuovi aspetti, i nuovi cambiamenti che anche tutta la parte esterna della nostra abitazione deve in qualche modo adeguarsi? Allora, credo che sia molto interessante quello che diceva Andrea sul tema di cambiamento, no? Quindi io credo che, allargo lo sguardo, ma tenendo fermo questo tema del cambiamento, credo che ci siano tre sfide, no? come dicevi tu, tre sfide fondamentali che sono quelle con cui ci dobbiamo confrontare, le sfide che ci costringono oggi ad avere uno sguardo diverso sui nostri modi di abitare, di vivere, di muoverci, di spostarci all'interno delle nostre città. In tre punti. La prima sfida è ovviamente la crisi climatica, il cambiamento climatico riguarda tutti noi. Albert Einstein diceva questo racconto, dice: se mi dicessero che ho un'ora per salvare il pianeta, dedicherei 55 minuti a studiare il problema e poi negli ultimi 5 dare la soluzione. Io credo che il posizionamento un po' sia quello, no? Cioè il fatto di avere consapevolezza dei cambiamenti che ci sono in atto, di quello che oggi siamo chiamati a fare, senza ansia, senza depressione, senza andare in pessimismo cosmico, ma prendere molto lucida consapevolezza, con serietà, di quello che c'è intorno a noi e che sta cambiando un modo di abitare, un modo di vivere, un modo di spostarsi, un modo di essere abitanti del pianeta. E il secondo fattore che voglio mettere sul piatto è che siamo in un contesto favorevole. Siamo all'interno dell'Europa, ci sono stati un'influenza importante. Nel 2019 l'Europa dichiara l'emergenza climatica e sancisce questo Green Deal europeo, che è un insieme di strategie, di azioni, anche di cose molto concrete che ci permettono di allinearci e di inserirci in un percorso già organizzato, insomma non siamo soli. Nel 2023 a luglio viene approvato il Nature Restoration Law, che è questa serie di leggi che rendono obbligatori per gli Stati membri dell'Unione Europea di allinearsi alla transizione ecologica e fare delle azioni giuridicamente vincolanti per la transizione ecologica. Quindi registriamo un'influenza diretta dell'Europa con fondi, finanziamenti, regolamenti, circolari e leggi, e un'influenza indiretta che è data poi dalla circolazione delle idee, la circolazione del capitale, la circolazione anche della dello scambio, questi progetti di coprogettazione che soprattutto nel tema della progettazione delle città o la progettazione così anche dell'edilizia, delle abitazioni, possono entrare in rete. Abbiamo tutta una serie di piattaforme anche a disposizione per facilitare la connessione all'interno di un contesto che soprattutto nel nord Europa sappiamo è più avanti su alcune tematiche rispetto alle nostre. Il terzo elemento è la necessità economica della transizione ecologica, non sono dati miei, ma la fonte Edo Ronchi, che agli Stati Generali della Green Economy del 2023 presenta questi dati e dice: oltre a non essere più sostenibile la crisi, da un punto di vista economico la transizione ecologica è vantaggiosa, finanziariamente è vantaggiosa, analizzando i costi e i benefici. Quindi diventa una necessità anche perché economicamente è
indubbiamente conveniente. E quindi mi piace citare questa frase: cosa possiamo fare? Quali strumenti per i progettisti, quali strumenti per i cittadini per esserci, perché siamo in questo momento, attrezzarci. Quindi il cambio di sguardo di cui parlava Andrea credo che sia uno cambio di sguardo più generale, insomma, che riguarda la progettazione, ma che riguarda un modo di vedere le cose, un cambio di paradigma, diceva Andrea. E questo è un testo, un saggio interessantissimo, La spinta gentile, di Tare Sustain, che racconta, studia l'economia comportamentale e racconta di quanto oggi per noi sia difficile fare delle scelte. È difficile per la velocità con cui dobbiamo farle, è difficile per la montagna di dati che ci arrivano e che dobbiamo rielaborare, è difficile perché non abbiamo sempre un panorama completo. Quindi la società, nel senso che ti obbliga quasi a dover correre sempre. Esatto, sempre. Esatto, in ogni campo della nostra vita, quindi dal prendo la bicicletta stamattina vado in autobus fino alle scelte più importanti. E allora sostiene con La spinta gentile, questi due autori, che serve un nudge, una spinta gentile, cioè servono dei fattori che ci aiutano a indirizzarsi nelle scelte, per essere consapevoli di fare la scelta migliore. Questa è un'immagine simpaticissima di un nudge, di una spinta gentile. Se io faccio le scale normali e non le scale mobili, mi sento un campione. Va bene per il mio benessere, va bene per il risparmio di energia, e questa è una spinta gentile. Sceglierò lo stesso io, non mi toglie la libertà di scelta, ma ho un condizionamento psicologico che mi orienta. Quindi indubbiamente nella progettazione delle città, adesso andiamo dalla parte di chi progetta le città, c'è una responsabilità grandissima, perché mettere in campo nella progettazione degli spazi pubblici, che evidentemente è da lì che bisogna partire, perché sono gli spazi della socialità, gli spazi in cui tutti intercettiamo, ci intercettiamo vicendevolmente, la necessità di progettare delle spinte gentili è già oggi una realtà possibile. Siamo in Emilia-Romagna, qua siamo a Bologna. L'Emilia-Romagna, soprattutto sulla progettazione legata alla sostenibilità ecologica e ai cambiamenti climatici, ci dà una grossa mano. Ha promosso negli anni vari corsi e il primo è stato Rigenerare la città con la natura, a seguito del quale è uscita questa guida molto concreta che dà degli strumenti per la progettazione degli spazi pubblici con degli elementi molto fisici che vanno sui temi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici negli spazi pubblici. E abbiamo anche una scuola di progettazione, SBAM, che è proprio legata a presentare ogni anno e formare i tecnici su soluzioni basate sulla natura e sistemi di drenaggio urbano sostenibile, cose che ormai l'Europa ci chiede, no? E che diventano anche una competizione, si è più forti se nel panorama europeo e anche globale noi queste progettazioni le facciamo secondo questi criteri. E nella guida, questo è un estratto, comunque c'è online, si trova agevolmente, c'è una rassegna di casi che racconta quale tipo di possibilità, come e dove si può realizzare e a quali problemi può aiutare a risolvere, e racconta il tema della manutenzione e in alcuni frangenti anche i costi. E i costi delle soluzioni. È un percorso complesso perché bisogna attrezzarsi e bisogna fare ricerca, ma insomma è anche poi il bello dell'essere professionista che si attiva in queste situazioni. Vado alla fine con una rassegna di casi che non racconto, ma cito solo per dire: già possibile, lo stanno già facendo, questo sempre sui cambiamenti climatici, la piazza dell'acqua a Rotterdam, che è una piazza, uno spazio per giocare, ma quando piove, ci sono gli allagamenti, diventa una vasca di laminazione. Questa è una riqualificazione negli USA, in cui hanno raccolto incentivato i ricambi per ristabilire un bioclima sia con la vegetazione che per gli animali all'interno di un'area degradata all'interno della città,
E questi sono due casi italiani, la rigenerazione dell'area ex Necchia Pavia e a seguito la rigenerazione del quadrante urbano nord della ferrovia, e sono interessanti perché tengono insieme vari aspetti. Sono spazi car free, sono spazi dove c'è l'edilizia residenziale sociale, ci sono spazi... Scusami, ma sono aperti al pubblico, cioè tutti possono accedere a queste spazi? Sì, questi sono spazi di riqualificazione che sono da andare a vedere. E poi insomma sono stati anche premiati, questo è a Imola, sono scenari di progetto, il PNNR ci ha dato la possibilità di farli, siamo sempre in panorami diciamo di scala sovranazionale, insomma non locale, perché è quello che permette anche di fare certe operazioni importanti di master plan e di riqualificazione di aree degradate. E questo è bellissimo perché è un fatto da un episodio di urbanistica tattica, agopuntura urbana, adesso ci sono tanti nomi, da questa PPS che è Project for Public Space, che è un'associazione che riqualifica gli spazi urbani con questi interventi puntuali. Questo è bellissimo. Questa è meravigliosa. Detroit, questo era un incrocio veicolare, hanno portato la sabbia del mare ed è diventato un luogo di relazione. E la gente va d'estate, quando nel 2013 Detroit ha dichiarato bancarotta, questa è diventata icona della rigenerazione e ha attirato degli investimenti pubblici importanti perché due aziende leader, due multinazionali hanno spostato in questo quartiere la sede amministrativa delle loro multinazionali, incrementando 20.000 posti di lavoro e importanti investimenti immobiliari, quindi una riqualificazione che è stato volano virtuosa per tutto un contorno. Più leggero, più veloce, più economico è uno slogan che piace proprio in questo senso. Con questa chiudo, perché forse l'attenzionarsi alla città oggi, al nostro modo di vivere e di abitare, l'abbiamo sentito anche nell'intervento prima, è un tema di cura, no? È un tema di amare e di investire più che un tecnicismo. Sì, un investire nel futuro e per le nuove generazioni. Per le nuove generazioni, quindi più vicino alla cura, no? Che alla tecnica. Grazie Maddalena, sicuramente i progetti io li ho trovati interessanti, ma credo altrettanto voi. Hai parlato di circolarità, altro tema che rientra un po' nel concetto di sostenibilità e che questa volta magari adesso sicuramente siamo nel tempo, sì, nei tempi ci siamo. Volevo chiudere con te Andrea, giusto per riassumere un attimino il concetto di indoor e outdoor, dove appunto abbiamo ripetuto sia te che Maddalena il fatto di circolarità. E quindi mi volevo soffermare un attimo sul concetto oggi molto importante di economia circolare e chiederti in che modo secondo te questo modello di produzione e di consumo, ok, quindi mettere appunto in produzione, può diventare una sorta di un fattore molto determinante per gli ambienti del futuro, in una concezione proprio se guardiamo diciamo a qualche anno. Sì. Anno. Allora, l'economia circolare è indispensabile, non possiamo farne a meno, inevitabile, quindi dipende solo quando ci arriviamo e quando la faremo, ma è la strada, è l'unica strada che abbiamo per permettere di rimanere una specie che abita questo pianeta, altrimenti ce lo stiamo mangiando. La Maddalena ha preso tre parole: più leggero, più veloce e più economico, che potrebbero essere anche i principi che stanno dietro a un modo diverso di intendere anche l'architettura. Allora, questi sono rifiuti. Il problema di questo millennio non sarà l'energia, perché l'abbiamo ben affrontata e diciamo che siamo sulla strada per risolverla. Non abbiamo ancora affrontato il tema dei rifiuti. I rifiuti che cos'è? Il rifiuto di fatto è una materia prima che scade nell'anonimato, che io non so più che cos'è, e quindi non sapendo che cos'è la tratto come rifiuto e la butto. Però il problema dei rifiuti è che io fra un po' non so più dove buttarli, considerate poi che l'edilizia in Italia, la massa dei rifiuti che noi produciamo in Italia, 60% deriva dall'edilizia come massa. Che è tantissimo. Noi dobbiamo immaginare che le nostre case o smettiamo di demolirle o se le demoliamo bisogna che le trattiamo in un altro modo. E allora pensiamo che dobbiamo cancellare quell'anonimato che hanno i rifiuti. Non possiamo più tenere delle cose che non sappiamo che cosa sono. E allora impariamo
gli alimenti. Noi tracciamo gli alimenti, no? Adesso sappiamo bene da dove vengono, la carne sappiamo da dove viene e la mangiamo con più tranquillità, le verdure sappiamo da dove vengono, se vengono da un altro paese magari non le compriamo volentieri, le compriamo più volentieri quelle vicine a noi. Questo ha fatto sì che tutto sia migliorato nel settore degli alimenti in maniera molto forte. Allora immaginiamo di farlo con la stessa cosa con i materiali da costruzione, cioè proviamo a dare un passaporto ai materiali che noi mettiamo dentro alle nostre case. E quindi sappiamo che un determinato materiale è stato prodotto là con queste metodologie, non ha componenti inquinanti, non ha quel materiale, io potrei riprenderlo e utilizzarlo da un'altra parte. Cioè, dobbiamo cominciare a pensare agli edifici come se fossero delle banche, che non contengono dei soldi, ma contengono delle materie prime potenziali che io posso utilizzare. Allora, se io queste materie prime le ho dotate di un passaporto, so che cosa vado a prendere, so anche il valore che ha la mia casa, perché può avere tot di materiale che costa tanto, tot che costa tanto, e quindi anch'io io so il valore potenziale della mia casa. Questo che vedete è il progetto di Thomas Hauck, che è un architetto olandese che ha cominciato a teorizzare da tanto questo tema dei passaporti dei materiali, che è il padiglione dell'Olanda al prossimo Expo di Osaka, che è pensato tutto in questo modo. Tutti i materiali che sono in questo padiglione sono tracciati, cioè io so che cosa sono, da dove vengono e come potrò riutilizzarli dopo. Ora, questo vuol dire che noi dobbiamo capire anche come metterli assieme questi materiali, cioè non possiamo più permetterci di metterli assieme come mettiamo ora. Dobbiamo partire dallo spostare la costruzione dal cantiere, dove la manodopera è sempre più despecializzata ed è sempre più bassa, allo stabilimento, dove invece tutto è molto più controllato. Quello che adesso si dice costruire off-site, cioè io costruisco in stabilimento, prendo i componenti, li porto in cantiere e li assemblo. Assemblandoli li assemblo per forza secco, vuol dire che quando li andrò a demolire, tra virgolette, non li demolisco, ma li disassemblo. E quindi ho dei componenti che io posso riprendere e portare da un'altra parte. E questo è il concetto dell'economia circolare applicato all'architettura. Per far questo io però devo progettare la mia casa o la mia architettura in modo diverso da come la progetto ora, di cui non penso a un recupero dei materiali, ed è un concetto che si chiama di progettare a strati, cioè immagino la mia casa composta da tanti strati, uno strato è la struttura, uno strato è l'involucro, uno strato è l'impianto, uno strato sono le finiture, uno strato sono le partizioni interne, quando ci sono, e tutto via. Se io questi strati li codifico prima e so di cosa sono fatti, come sono messi assieme, uno, prolungo di più la vita utile della mia casa perché non la vado a demolire ma cambio solo uno strato e la rendo più attuale ai nuovi modi di vita. Due, posso permettermi di recuperare quei materiali. Si dice che dobbiamo pensare agli edifici come se fossero degli alberi. L'economia circolare deriva dai concetti della natura, no? È un circolo chiuso, la natura non ha rifiuti di per sé stesso. Se io penso ai miei edifici come se fossero degli alberi che si possono rigenerare più volte, l'albero si rigenera finché non muore, no? Si rigenera tante volte. Lo stesso principio è su questo modo. Questi principi, adesso vi faccio vedere un caso, vi ho parlato di teorie, vi provo a far vedere un caso, li abbiamo applicati su un progetto che abbiamo fatto l'anno scorso, ci hanno chiesto di fare in uno spazio in cui sorgeva una vecchia fabbrica, ai margini del centro storico della città di Reggio Emilia, un progetto per delle residenze temporanee. Il problema della residenza è forte, lo sappiamo tutti adesso, sì, Airbnb eccetera eccetera, e c'è una ampia gamma di richiesta su quelle residenze che non sono residenze definitive ma che utilizzano per un periodo di tempo gli studenti, manager, rappresentanti,
persone che si spostano per un lavoro e poi si spostano da un'altra parte. Quindi diverse tipologie di persone. Sì, diverse tipologie di persone, non codificate da una cosa. E queste persone devono avere un luogo in cui devono stare bene, non deve essere ad alti costi, non deve essere troppo grande, perché lo spazio che avremo a disposizione sarà sempre più piccolo. Le case del futuro non saranno grandi, saranno più piccole, e più saremo bravi a farle belle e piccole, più saremo bravi. E allora abbiamo immaginato un progetto, vabbè, all'interno, ben contestualizzato rispetto al centro storico, rispetto ai principali elementi, quindi il concetto come cosa raggiungo in 15 minuti a piedi, cosa raggiungo in 10 minuti a bicicletta, cosa raggiungo in 15 minuti in auto. E l'abbiamo impostato su questi principi che un po' vi ho raccontato prima, quindi non è di mia proprietà, la proprietà rimane del produttore che mi vende il servizio, mi dà il servizio per un tot di tempo. Impostato sui principi della circolarità applicata alle costruzioni, inclusivo non solo una categoria di persone, ma tante categorie di persone che vivono tra loro, un luogo in cui io quando ci vado a vivere, cavolo, non ci vado a vivere triste, ma almeno vedo qualcosa di carino, vedo qualcosa di interessante e che mi qualitizzi la qualità della mia vita, che già è complicata perché vuol dire che sono fuori dalla mia residenza principale, perché lo vivo temporaneamente. E quindi abbiamo pensato a un progetto in cui avesse sotto dei servizi, che poi sarebbero dei servizi a servizio delle residenze sopra, e sopra una grande piastra su cui venivano appoggiati tanti moduli predeterminati prima, precostruiti prima, quindi costruiti in stabilimento e assemblati lì tra di loro. Questa è una possibilità, perché il modulo poi ti permette, a seconda delle esigenze, di cambiare quella che è l'architettura della stessa cosa, che però non ha una sua diciamo rigidezza forte, ma è libera, liquida, di potersi muovere a seconda delle necessità che interverranno man mano. Quindi adesso qua si vede questo plano volumetrico su quest'area in cui sorgeva una vecchia fabbrica che adesso è stata demolita, è a servizio di un parcheggio che è poi il parcheggio della stazione, lì vicino c'è la stazione. A destra dello schermo c'è quella che è adesso la principale opera di rigenerazione della città, che sono le ex officine reggiane, una quantità enorme di metri cubi che vengono rigenerati per l'innovazione, si chiamerà Parco dell'Innovazione, e quello è un po' l'impostazione del progetto. L'impostazione del progetto si basa principalmente, scorro veloci un po' le immagini, si basa sull'idea che appunto sotto ci siano tutta una serie di servizi, di spazi per i servizi. Le auto sono limitate, qua l'idea è che tutti puoi spostare a raggiungere le tue cose non con l'auto ma o a piedi o in bicicletta, e poi dei servizi essenziali, la palestra per il benessere, per mangiare, quello che potranno, diciamo, sollecitare le cose. 15.000 metri quadrati, alti spazi permeabili, problema dell'acqua che deve tornare sul terreno e dal terreno in falda è il principale motivo, alberi, non è risolutivo piantare alberi, ma è utilissimo piantare alberi, parcheggi, 200 persone ospitate in 100 suite, che noi abbiamo chiamato suite, perché nel senso che non sono appartamenti e non sono nemmeno camere, sono degli spazi che adesso andiamo a vedere. Vabbè, questa è una possibilità di mettere assieme queste suite. E le suite sono degli spazi di fatto che sono uno spazio unico che viene trattato a seconda degli usi, no? Non ha partizioni interne, non prevede partizioni interne, ha uno spazio esterno che ti dà la giusta privacy, vista la densità dell'abitazione, ma ti permette di guardare fuori. Bagno. Scusami Andrea, quanti metri quadri sono? Sono 45 metri quadrati. 40. Massimo due persone, ok? Adesso lì lo vedete con un letto matrimoniale, ma potrebbe essere separato da una parte e dall'altra con due posti un po' più privati.
il bagno non è uno spazio, ma è un'attrezzatura. Cioè, nel senso, io vado dentro, uso la doccia, vado dentro, uso il WC, vado dentro, uso il lavabo. Quindi recupero quello che era lo spazio del bagno per darlo a un uso che io posso fare in tanti modi. E non essendo limitato da partizioni, posso riportarmelo in tanti modi. L'edificio, quelle linee che vedete, è costruito a settori, che sono costruiti in stabilimento, sono larghi 1,80 m x 5 m, e poi vengono assemblati direttamente in cantiere. Un solo blocco è quello degli impianti, dove c'è il bagno, tutti gli altri sono intercambiabili a seconda di come li vuole usare. Come qualcuno la luce, vuole arredare, insomma. Sì, la luce entra da una parte oppure anche dall'altra parte, adesso qua ne vedete una versione, ma ci sono delle altre versioni, e all'interno io ho questo spazio che può diventare un elemento, un modo di vita completamente diverso da quello che ci immaginiamo, ma intanto ci permette di avere una larga percezione spaziale, perché non ho pareti che me lo separano, cioè essendo piccolo io devo sempre stare attento a non ridurre ancora più piccoli gli spazi, e permette di avere tutta un'altra serie di potenzialità anche tecnologica, che adesso casomai non sto a spiegare più di tanto, visto che e questo è lo spazio esterno, cioè io ho uno spazio che posso andare fuori, ho la mia privacy, non ho altri che mi guardano dentro, oppure quella finestra che adesso vedete, quel taglio nel muro, potrebbe essere molto più ampio, in altre versioni è molto più ampio, e ha quest'idea che io ho il mio spazio e poi ho lo spazio comune. Lo spazio comune che invece è uno spazio che in cui tutti vivono, in cui tutti si incontrano, la larga dimensione dello spazio comune, perché nella nostra città contemporanea noi abbiamo i nostri giardini, ma i giardini ci separano dagli altri, quindi è vero, sì, lo spazio aperto per la mia privacy lo devo avere, però devo socializzare, quindi, e qui essendoci tante tipologie di persone, l'idea un pochino era questa, quindi questi elementi, che questa piattaforma dall'esterno, che da cui puoi vedere la città e da cui dopo poi e quegli elementi che sono tutti composti da questi moduli che si mettono assieme tra di loro a seconda delle necessità che avremo. Questa è una vista dalla corte interna, con lo spazio sotto molto permeabile che ti permette di guardare fuori, e lo spazio sopra che ha come se fossero dei container un po' più raffinati che si vanno a mettere su questo modo di vivere. Tutto assemblato a secco, tutto con materiali immaginato, con materiali recuperabili, che si possono rimettere riciclabili, in circolo, sì, da rimettere in circolo, con quei principi che vi ho detto prima. Tutto costruito da elementi che si possono staccare, cambiare, la finitura interna si può cambiare, cambiano i modi di vita, e arriva una nuova tecnologia, non demolisco l'edificio, ma vado a trasformare l'edificio. È un modo di pensare che dobbiamo immaginare, adesso noi demoliamo e ricostruiamo, perché demoliamo e ricostruiamo? Perché abbiamo oggetti obsoleti che non erano stati pensati per essere intercambiati, no? Ma erano stati pensati per rimanere lì per sempre, ma l'architettura non rimane lì per sempre, a maggior ragione se i modi di vita cambiano velocemente. Nel 400 i modi di vita erano molto più lenti, no? Le generazioni abitavano la stessa casa senza cambiare l'esigenza. Adesso all'interno di una stessa generazione le esigenze cambiano più volte, quindi il modo di pensarlo deve essere completamente diverso. Sì. Bel progetto, sicuramente. Noi siamo arrivati giustissimi come tempistica. Allora, diciamo che un po' per concludere, tirare un po' i concetti che abbiamo espresso in questa conversazione, direi che ovviamente stanno cambiando i nostri modi di vivere all'interno delle nostre abitazioni e fuori, e quello che mi sento di dire è che dobbiamo tutti vivere con un'attenzione in più rivolta sia alla nostra qualità di vita interna, ma soprattutto nel rispetto del futuro e delle future generazioni, dicendo un po', andando a toccare un po' quello che abbiamo parlato. Non so se ora ci sono delle domande, magari per gli architetti qualcuno ha qualche domanda, se no concludiamo l'incontro. Grazie allora per essere venuti, grazie mille.